organico, naturale, e quindi è un dato di fatto, e quindi la nostra attenzione è attratta da quello che è naturale non è. Ecco, invece questa naturalità è un costrutto culturale molto molto complesso, fatto di pratiche, di saperi, di conoscenze, ma soprattutto dell'intreccio di queste conoscenze tra di loro. E soprattutto come questa organicità che si chiama tradizione, poi è viva soltanto nella misura in cui non rimane in vita, ma vive come un organismo reale che si sviluppa, che conosce il movimento ed è capace di interpretare e di penetrare il presente. E appunto, secondo una definizione dell'enciclopedia Einaudi di quella che è la tradizione è proprio ciò che è capace di sopravvivere nel presente e di penetrare il presente, conservando, tradendo e consegnando appunto dei saperi a chi vive questi saperi che riceve. Quindi c'è qualcuno che li consegna, dotato di una propria autorità morale, c'è qualcuno che li riceve e li trasmette a sua volta, ma li interpreta apportandovi delle differenze. Quindi diciamo che le differenze sono uno degli elementi su cui la continuità vive e sopravvive. E nella famiglia teatrale che Luca ha vissuto di 3 generazioni, come lui ricorda con molto orgoglio, c'è stato Scarpetta e c'è stato Edoardo, che sono stati due innovatori a loro volta, che comunque hanno fatto le loro rivoluzioni. Edoardo le ha fatte più di una volta, le ha fatte contro il teatro più contemporaneo e le ha fatte contro se stesso, contro la compagine che aveva messo in piedi quando appunto ha interrotto il teatro umoristico e ha cominciato un'altra drammaturgia. Quindi se quella tradizione non fosse stata fatta con la coscienza di innovare e di rapportarsi al presente, non sarebbe riuscita a diventare una tradizione. L'altra cosa che mi aveva colpito ieri, e ne aveva parlato in particolar modo, ne aveva parlato Angelica, era questa cosa che sembra basarsi sul ripetere, sulla ripetizione, e quindi la ripetizione c'è qualcosa in qualche modo di costrittivo e di costruttivo. E invece si parlava ieri del grande senso di libertà, che è l'altra faccia del sapere professionale di Luca. Quella sua competenza profonda, che ieri è stata espressa, raccontata e analizzata tanto bene, è una competenza che si basa proprio, che gli ha dato una grandissima libertà nei confronti di quella tradizione che lui andava comunque a interpretare. E io vorrei ricordare che questa interpretazione di Luca ha avuto tantissimi aspetti ed è stata goduta, diciamo, come una ricchezza e come una ricchezza che dava una piena libertà. Perché in realtà, diciamo, se noi andiamo a guardare le cose che lui ha realizzato all'interno di questo patrimonio vastissimo di cui si è fatto carico, ci sono tanti modi diversi. Lui è stato attore, ma è stato attore anche regista della drammaturgia contemporanea. Nel suo repertorio troviamo Beckett, troviamo Pinter, troviamo Robert Miller. Troviamo una serie di autori che comunque interpretano la contemporaneità. Ma all'interno di quel repertorio è stato capace di inventare combinazioni diverse. Io ricordo in particolare Pezzeri miei, dove comunque la poesia di Edoardo ha saputo unire e combinare la musica di Antonio Sinaga. Mi ricordo Padre Cicogna, dove al cometto di Edoardo è comunque si è affiancata la musica e l'intervento del maestro Piovani. Quindi mi ricordo gli infiniti modi che lui ha avuto di declinare il patrimonio paterno. L'entusiasta a un certo punto di un'edizione a fumetti che raccontava Edoardo. Una delle ultime cose che lui ha fatto è stata la ripresa di un teatro di burattini dove si metteva in scena Six Sitter, e che lui insieme a Angela Pagano e a Gian Felice Imparato dava la voce e doppiava.
era un altro modo di avvicinare, cioè non si è negato nessuno, non parliamo poi di, e ne parleremo domani anzi, di tutte le tecnologie più contemporanee a cui si è affidato per tradurre e tradurre e affidare quel patrimonio stesso. E poi c'è anche un'altra cosa, Luca ha sempre avuto la coscienza, almeno cioè, questo è sembrato sempre, ed è una cosa che ho sempre mirato in lui, e di fare un teatro, di non fare il teatro, non è mai stato particolarmente assertivo. E anche rispetto al modo in cui amministrava il patrimonio paterno, appunto dandolo, condividendolo con altri attori, con altri turni di teatro, e lui diceva che a lui di quel teatro toccava, ma non era contento, toccava la lettera. Perché era soltanto lui che poteva contribuire a consegnare questa lettera, altri si potevano permettere di disattenderla, sempre fino a un certo punto, perché la disattesa di un testo lui l'ha sempre vissuta come diciamo un'offesa un pochino al testo che era scritto da un autore. E di questo testo tradizione ha varie eccezioni, significa consegna, significa insegnamento, se noi andiamo appunto alle accezioni latine del termine, e questo l'abbiamo visto espletato completamente, significa anche narrazione, secondo. Ecco, io non ho mai visto un interprete, che fosse appunto regista, in quel momento attore, e questo è come era comunque un interprete, ascoltare con tanto amore e con tanta passione il testo e le sue parole, come interloquiva con i personaggi, come li capiva, come se ne impadroniva piano piano, come li rispettava, come li amava. E in questo è stato veramente, non tutti gli attori sono capaci di ascoltare l'altro e di ascoltare l'altro che c'è nell'autore. Lui quel grande racconto della narrazione eduardiana l'ha ascoltato con una gioia infinita e l'ha saputo, diciamo, questo ascolto l'ha saputo restituire nel suo modo, che è un modo fatto di tantissime differenze, adesso lo vediamo.